Sono da quando vivo qua a Sendai, ci sta sempre lo stand di questo ippodromo. L'ippodromo credo che sia più che altro un ranch per cavalli, sia per chi è appassionato, vuole imparare sport, sì. Avevo fatto un video dove abbiamo portato nostro figlio proprio dentro uno di questi ranch, dove ci sono persone che hanno il cavallo di proprietà e persone invece vanno là solo a fare le lezioni. Questo tipo di sport non è economico per niente, e molti me l'hanno scritto, detto che se hai un figlio che si avvicina alla passione del cavallo sono dolori a livello di soldi, anche qua in Giappone non è economico, però ci sta sempre sostegno e vedo che molta gente è attratta. Io lo so, se nostro figlio vorrà farlo, se mio figlio vorrà fare, perché no? Cioè io ogni cosa, sono aperto a qualsiasi loro esperienza che vogliono provare nella loro vita, ci mancherebbe altro. Ha mangiato, ha bevuto il succo, ha svagato perché ha visto un sacco di cose, ha visto pure il cavallo prima, quel cavallo, e mo si è addormentato, mo si è proprio guagliato, no? Cullato dal suono comunque della città. Ho fatto la stessa cosa con mia figlia, adesso più o meno anche prima di un anno, portarlo in giro a vedere un po' quello che lo circonda, nuovi rumori, nuovi colori, nuove cose, nuovi oggetti. Il cervello elabora parecchio quando c'hanno, sono così piccoli ovviamente, quindi una banale passeggiata per noi può diventare una serie enorme di stimoli per lui, che c'ha un anno, quindi a di fuori di portarlo sempre, dici vabbè lo porti in città, lo portiamo al parco, ti facciamo fare varie esperienze, però deve capire pure quello che lo circonda, che può cambiare, no? Da quello quando è in casa, quando andiamo al parco, quando andiamo al centro commerciale, quando siamo fuori in città, quando prendiamo il treno. Questa è una cosa molto importante, tanto qui siamo al coperto, quindi stiamo in grazia di Dio, anche se piove non è un problema. Questa è una grande cosa, c'è sta grande passeggiata al coperto, tutti quanti chilometri, ma è enorme raga, quindi se voglio, qualsiasi cosa voglio fare lo posso fare tranquillamente qui al coperto. Perfetto, io vi saluto, ne approfitto, vediamo se di fare 2 o 3 giri io mo, visto che poi questa se la dorme. Ciao ciao!